Siamo con Enzo Abruzzese della pizzeria Momò qui a Scanzano Ionico. Dunque, un successo la Corrida del Sud, questa seconda tappa in Basilicata, con larga partecipazione di pubblico e tante risate, tanto divertimento. Sì, sì, è vero, è stata una serata davvero all'insegna del divertimento e mi fa piacere aver presentato, diciamo, una piccola parte di Scanzano a un bel pubblico che veniva da paesi limitrofi, quindi sono contenta soprattutto per questo. Per valorizzare la vostra struttura in questa meravigliosa pineta e soprattutto anche dare a Scanzano la possibilità di poter avere una visibilità, una ribalta, grazie anche ad aziende tra cui il vino e i prodotti tipici, per poterli mettere in evidenza anche grazie al vostro operato, al vostro gradimento di pubblico per un'ottima pizza. Sì, assolutamente Scanzano merita di essere conosciuta perché ha tanto da dare, assolutamente. Cos'altro aggiungiamo per questa serata? Nulla, ringrazio il mio caro amico Antonio Labate, se posso, Antonio, te, e soprattutto devo ringraziare i ragazzi, i concorrenti che hanno davvero, sono stati il motore della serata, grazie, grazie di tutto, davvero. Nonostante di mercoledì un'iniziativa riuscita e magari si può gettare le basi anche per il futuro per poter migliorare e per poter fare qualcosa ancora di più importante. Assolutamente, anzi rinnovo l'appuntamento per l'anno prossimo. Posso prenotarmi, Antonio? Sì, va benissimo. L'anno prossimo cercheremo addirittura di coinvolgere più attività possibili, soprattutto del territorio. Intanto buon lavoro e che sia un'estate ricca e proficua. Grazie, grazie Antonio, grazie davvero. Buona serata.